Buonasera a tutti. Bene, siamo in diretta. Io sono Rosa Tumolo, direttore del Giardino dei Libri, e sono felice di presentarvi il nostro ottavo webinar. E pensate che ad ogni serata del webinar ci sono sempre più di 1.500 iscritti. E questa sera per Gabriele esattamente abbiamo 1.757 iscritti. E sono molto contenta di questo e mi gratifica molto e mi spinge sempre più a continuare di organizzare belle serate e invitare autori importanti come questa sera. E infatti qui dal vivo abbiamo in diretta Gabriele Policardo, che ringrazio per aver accettato questo invito, il tuo tempo, Gabriele, e la disponibilità che ci offri per l'opportunità di crescita per tutti noi che abbiamo questa sera. Grazie, Grazie grazie a te, Gabriele, di essere qui con noi. E ora passo la parola a Daniela, che è naturopata e mi aiuta in questo progetto e introduce con più informazioni Gabriele Policardo. Ciao Daniela, ben arrivata. a te. Oh, buonasera Rosa, buonasera a tutti, grazie per il tuo benvenuto. Anche questa sera, grazie al Giardino dei Libri, abbiamo l'opportunità di incontrare un nostro amato autore. Il tema di questa sera è la malattia come relazione sospesa. Insieme a noi c'è Gabriele Policardo. Gabriele Policardo si è diplomato presso l'Università Europea Jean Monnet di Bruxelles, seguendo la Heiningerschwänze con Bert e Sophie Heininger, ed è autore e facilitatore in costellazioni familiari sistemiche. Ha ottenuto il diploma di facilitatore per l'ipnosi regressiva, studiando col dottor Brian Weiss, presso l'Omega Institute di New York, e ha fondato il nuovo metodo delle bioconstellazioni, i cui seminari tiene in Italia e all'estero, e oggi insieme al dottor Pasquale Aiese, medico e biologo. Ecco alcuni titoli dei suoi libri: Superare i conflitti, Tarocchi, Karma e Destino, Desideriologia, La scienza della vita, discorso sul sintomo e la malattia, discorso sul sintomo e la malattia come relazione sospesa, che è anche il titolo della nostra bellissima serata. Inoltre, appassionato di filosofia spirituale, indiana e pratica yoga dal 2006. Benvenuto, Gabriele. Grazie, grazie Daniela, grazie Rosa per l'invito. Io sono veramente molto contento di essere qui con voi, anche con il pubblico. Bene, io volevo ricordare che durante il webinar, se volete fare alcune domande, potete scrivere nella chat che troverete qui a destra, perché Gabriele cercherà di rispondere abbastanza subito, provando ad accontentare tutti. Di solito ogni webinar abbiamo tantissime domande, per cui speriamo che Gabriele riesca a seguire tutte le domande che ci arrivano. E Faremo del nostro meglio. adesso Gabriele, ci sei tu? Iniziamo e ci sentiamo dopo. Grazie. A dopo. A dopo. Grazie. Cari amici, desidero ringraziare innanzitutto Daniele e Rosa per l'invito. Io ho accettato subito di partecipare a questo evento e sono anche felice che esista questa tecnologia che ci permette di rimanere in contatto con persone che spesso non abbiamo opportunità di incontrare dal vivo. In realtà i numeri di cui si parla, 1.700-1.800 persone, sono grandi numeri. È difficile riuscire a raggiungere un pubblico così con le conferenze, ma io sono sempre molto aperto a incontrare le persone, soprattutto a incontrarle in eventi come questo, gratuiti, pubblici, perché credo che sia importante poter far arrivare ad altri, al maggior numero di persone possibile, che cosa? Una comunicazione nuova, diversa. Quindi il titolo di questo webinar è La malattia come relazione sospesa ed è il titolo che è stato dato a un libro che io ho scritto l'anno scorso ed è uscito quest'anno ed è un libro che ha questo titolo in cui c'è una parola su cui abbiamo riflettuto a lungo che è malattia. In realtà usare questa parola significava anche parlare a un pubblico che per lo più ha paura della malattia, a un pubblico che non sa che cosa sia la malattia. E ora, prima di parlare del punto di vista di cui mi occupo, forse sarebbe utile che mi presentassi come essere umano, cioè come qualcuno che si è confrontato con questo tema prima di diventare un autore, un facilitatore di costellazioni familiari e di biocostellazioni. Quindi la mia storia
di essere umano, quindi di cliente, per cui di persona che si ammala, è cominciata fin da subito con una serie di malattie anche infettive. Io ho avuto la rosolia, ho avuto gli orecchioni, e solo a distanza di anni, poi, con tutti i miei studi, con tutti i miei approfondimenti, sono riuscito a collocare i singoli fatti con gli eventi che hanno scatenato questi sintomi. Quindi, prima di parlare di questo aspetto, vorrei anche approfondire un aspetto personale, cioè parlare subito di quello che concerne il disordine nei sistemi. Quindi io, prima di occuparmi di questi temi, ho avuto dei sintomi. Sicuramente, a parte queste malattie infantili, c'è stato un fenomeno che mi ha spalancato a questo mondo, ed è stato proprio quando ho percepito il primo sintomo cronico della mia vita, ed è qualcosa che è accaduto quando mi sono trasferito per studi dalla mia città d'origine, che è Siracusa, a Roma. Quindi io, quando mi trasferii a Roma, dopo pochi giorni, poche settimane, mi accorsi che c'era uno strano dolore che cominciò a prendermi il braccio destro. In effetti, io non riuscivo quasi più ad alzare questo braccio e fui colto anche dal panico. Infatti avevo 19 anni ed ebbi paura di aver cominciato ad avere una malattia cronica di cui non sapevo assolutamente l'origine, la causa, e vedevo che col tempo, invece di migliorare, addirittura peggiorava. Quindi il mio primo impatto con questo tema fu un impatto, come per tanti, un impatto di spavento, di paura. Ma ho constatato anche un fatto, ed è quando tornavo a casa per le vacanze, questo dolore magicamente si attenuava e addirittura spariva. Poi, quando ripartivo, ritornava. Per cui, anche se allora non mi chiedevo profondamente la connessione fra un sintomo e un evento specifico, già certo mi fu chiaro che c'era un motivo, anche seppur misterioso, per cui questo sintomo andava e veniva. E così successe anche per tanti altri sintomi, quelli che abbiamo noi persone comuni normalmente, cioè l'influenza, il raffreddore, la febbre. Io mi ammalavo molto di sinusite, di gastrite, e addirittura oggi, andando a rileggere vecchie agende in cui segnavo i miei stati di salute, mi sembra completamente un'altra vita, perché era una vita di qualcuno che era molto più sintomatico, molto più malato, usiamo questa parola. Poi cosa accadde? Nel 2004 io cominciai a fare una serie di studi, che inizialmente erano studi su argomenti tipici, la spiritualità, l'evoluzione, la crescita, e in pochi mesi approdai a una conferenza che parlava di leggi biologiche. Questa conferenza stravolse completamente la mia vita, perché spalancò un baratro. Sì, io ero uno di quei figli arroganti, in disordine, in violazione, che tampinava la sua propria povera mamma dicendo: devi farti lo screening per il cancro mammario perché è una malattia molto diffusa. È qualcosa che allora facevo anche in buona coscienza, in assoluta buona coscienza. Ma dopo questa conferenza niente fu più uguale per me. Semplicemente io mi sedetti e cominciai a studiare il corpo umano, quindi le leggi semplici della biologia. Talvolta vengono considerate erroneamente una terapia. No, vorrei dire subito che tutto quello di cui noi parliamo stasera non ha niente a che vedere né con le terapie né con le cure. Si tratta soltanto di un approccio il cui scopo è cambiare modo di vedere e soprattutto cambiare modo anche di comunicare. Comunicare qualcosa al di là di un codice terroristico, ma anche di un codice di conversione, come tante persone fanno, come se dovessero muovere a tutti i costi delle guerre sante e convincere qualcuno di qualcosa di cui sono profondamente detentori, come di una verità. Quello che io propongo nei miei studi, nei miei corsi, è sempre verificabile. Quindi, tra un po' parlerò di questo aspetto, che poi è stato l'argomento fondante delle biocostellazioni. Ma tornando a quel periodo, incominciai a studiare il corpo e incominciai a studiare come gli eventi che accadono nella nostra esperienza biologica influenzano i nostri sintomi. E mi ci volle veramente molto poco per fare questa ricerca. Bastarono pochi mesi, meno di un anno, per verificare in 100 casi su 100 che tutto ciò che stavo studiando, avevo approfondito, era reale, era verificabile ed era assolutamente scientifico. Ho avuto la fortuna di studiare con Brian Weiss, e Brian Weiss, da uomo di scienza e anche da ex non credente, da ex ateo, effettivamente dice una cosa molto importante, ed è quando io nelle mie regressioni ipnotiche
vidi che i pazienti guarivano da sintomi andando a contattare vite del 1600-1700, anche se non avevo un modello per spiegarmelo, dovevo restare aperto alla possibilità che questo fosse possibile. E la scienza è proprio questo, la scienza ha sempre la mente aperta, ha sempre le mani aperte per contenere qualcosa di nuovo, anche se non c'è un modello che in questo momento ci spiega perché o ci dimostra come certi fenomeni accadono. Allora con queste conoscenze di tipo biologico io mi incamminai e allora, devo dire, in un settore molto lontano da quello dell'aiuto in cui vivo tutt'oggi. Io lavoravo alla radio, lavoravo per i giornali, scrivevo, ho lavorato per la televisione, ma sempre sentivo questo richiamo da parte del mondo dell'aiuto, da parte del mondo del servizio. E fu proprio una crisi profonda che mi lanciò in questo approccio diverso. E oggi centinaia di persone tutti i giorni si rivolgono a me con richieste, soprattutto scrivendo dei loro sintomi per avere delle informazioni, per avere delle descrizioni. Infatti, quello che dovremmo vedere qui è che esiste un modo nuovo per guardare ai sintomi, per descriverli, e questo implica anche un nuovo linguaggio. Questo linguaggio non ha più le parole che noi conosciamo sempre, le parole che poi, se facciamo caso, appartengono tutte a un codice biblico. Tutte le parole della medicina sono parole di stampo biblico: miracolo, benedizione, maledizione. Si trovano veramente nel gergario medico o comunque relativo alla salute tante parole che sono prese dai testi sacri. E questo credo sia anche una debolezza che non ci permette di verificare appunto in 100 casi su 100 ciò che accade. Qui io vorrei iniziare un nuovo linguaggio e quindi introdurre delle parole diverse che poi fanno parte del nuovo linguaggio di quelle che poi ho definito biocostellazioni. In primo luogo, è impossibile capire un sintomo se non guardiamo all'individuo all'interno del suo sistema familiare. Quindi è impossibile leggere un sintomo se guardiamo la persona singola. Dobbiamo allargare l'inquadratura e percepire alle spalle di questa persona tutto il sistema di cui è espressione. Quindi come primo livello ci sono i genitori, i fratelli, le sorelle, e poi ci sono i nonni e gli antenati. Ma in questo gruppo che chiameremo sistema c'è qualcosa di invisibile che è come un collante, come qualcosa che tiene tutti uniti, potremmo definire una forza congiunta. Questa forza congiunta unisce tutti gli elementi di una famiglia cercando di tenere in equilibrio, in armonia, questo sistema. Qualora subentrasse una perturbazione del sistema, tutti coloro che ne fanno parte ne vengono influenzati. Di che tipo di perturbazioni parliamo? Certamente la più grave è l'esclusione di qualcuno. Quindi il fatto che un membro della famiglia sia, per esempio, morto prematuramente o disperso in guerra o suicida, qualcuno che per un qualche motivo, anche per ragioni di ordine politico, sociale, religioso, venga escluso. Quando qualcuno viene escluso in un sistema, c'è un meccanismo di compensazione o sostituzione che si chiama irretimento, per il quale qualcuno, in genere si tratta di un bambino, di qualcuno che nasce successivamente, ne prende il posto. In un modo che ancora oggi ci è difficile spiegare completamente, ma in un modo che è chiaro a tutti e che è visibile a tutti, e noi siamo, per così dire, attraversati da una serie di sentimenti, di destini, di codici che fanno parte per lo più del nostro inconscio e che influenzano pesantemente la nostra vita, ma non appartengono a noi. Appartengono a qualcuno venuto prima di noi, a qualcuno che spesso è disprezzato, escluso, dimenticato. Ci sono delle pagine molto belle di Bert Hellinger, io ho avuto la grande fortuna di studiare proprio con Hellinger. Ho questo libro che si chiama Aiuti alla vita. Io in genere non leggo mai delle citazioni, però oggi ho trovato questo brano che si chiama Malattia e amore e vorrei leggervelo, sono poche righe. Dice: nel mio lavoro ho scoperto che molte malattie sono legate ad avvenimenti accaduti in famiglia e che una persona ammalata è legata amorevolmente a qualcuno. Questo amore però è cieco. Quando è cieco porta a delle malattie e a volte anche alla morte. Se però questo amore riesce a riconoscere e a capire,
aiuta a migliorare lo stato di salute e la persona torna sana. Quindi Hellinger, naturalmente nella sua esperienza di psicologo, prima con le costellazioni familiari, poi con le costellazioni spirituali, ha potuto a sua volta verificare e aprire questo campo di conoscenza e portare alla luce il fatto che dietro quelle che noi chiamiamo malattie si nascondono spesso delle forme di fedeltà familiare, delle forme di appartenenza, questa è la parola giusta, che lui ha definito amore cieco. Cieco vuol dire un amore ristretto, contenuto. Un amore, per esempio, come quello dei bambini che percepiscono che uno dei due genitori è attratto dalla morte o si sente molto colpevole, e quindi inconsciamente formula un impegno, dice una frase segreta che è: cara mamma, vorrei morire io al posto tuo, caro papà, vorrei andarmene io al posto tuo. Questo amore si definisce cieco perché è un amore che si colloca al di sopra degli ordini, al di sopra delle gerarchie. Ed è inoltre un amore che è destinato a fallire. Infatti, chi si sacrifica per i genitori, chi si sacrifica per il partner o anche per una persona a cui è legato da un'amicizia, non riesce in alcun modo ad agire sul destino dell'altro. E qui c'è il secondo tema di oggi, che è il tema dell'appartenenza e anche della gerarchia. Vediamo che molti sintomi si manifestano come violazione di un ordine. Quindi dei piccoli si comportano come se fossero dei grandi, oppure dei piccoli si appropriano del destino di qualcuno che è stato dimenticato, qualcuno che era venuto prima di loro. Questo disordine, ad esempio, quando un figlio crede di poter consigliare i genitori, come facevo io quando consigliavo la mammografia a mia mamma, è una violazione. Questa violazione si esprime molto frequentemente attraverso dei sintomi. E qui abbiamo già il primo approfondimento per cui i sintomi sono visibili su più livelli. Al primo posto, al primo livello, sicuramente c'è un aspetto biologico. I sintomi sono sempre un adattamento a qualcosa che biologicamente ci ha spiazzato. Molti credono di descrivere questo aspetto semplificandolo e dicendo che le malattie arrivano per dei contenuti emotivi. Non è così. Quando una persona perde il proprio lavoro e quindi si trova in un sentito di lotta per l'esistenza, di carestia, e attiva tutta una serie di sintomi, non c'è un contenuto emotivo, si tratta di qualcosa che agisce istantaneamente su un piano molto profondo. E quindi ridurre le malattie o i sintomi a dei contesti di tipo emotivo somiglia molto alla psicosomatica o alla quello che potremmo definire psicobiologia, ma non è in realtà esatto e non è soprattutto verificabile. Su un secondo livello, certo, il sintomo è inquadrabile come una manifestazione di un ordine o di un disordine familiare. Quindi il sintomo parla per mostrare che qualcuno è fuori posto. Ad esempio, appunto, un bambino si colloca al di sopra della propria mamma e fa il piccolo terapeuta o fa la mamma della mamma. Come è successo in tanti casi con cui io ho lavorato, un figlio spesso tenta di sostituire un nonno che è morto prematuramente. Come se un bambino si sobbarcasse l'enorme peso di sostituire il nonno materno che, ad esempio, era morto durante la gravidanza in cui poi questo bambino è nato. È un fenomeno di violazione che poi si traduce in una serie di pesanti sintomi. Ci sono delle vite veramente dure da vivere, in cui i sintomi diventano cronici, i disordini peggiorano e quindi la salute ne risente. Potremmo dire con un aforisma che la buona salute è sempre l'emanazione di un ordine innanzitutto, ma ancora di più è l'espressione di una umiltà che noi abbiamo nella vita, stare in armonia con gli altri, con le cose così come sono, stare nel nostro posto, stare nel nostro destino e inchinarci a chi è più grande, anche a chi ha un destino più pesante del nostro. Quindi nel nostro nuovo linguaggio, questo amore cieco, l'amore di chi si sacrifica per qualcuno senza riuscire in questo tentativo, prende questa deriva per cui poi sfocia in un sintomo. Ma quando invece è un amore più largo, più ampio a prevalere, un amore che riconosce la dignità dell'altro anche se ha un destino pesante, questo amore più ampio possiamo definirlo un amore consapevole, un amore ordinato. Quindi
Quando abbiamo progettato questo evento ci siamo anche domandati, ma le persone vorranno sapere che cosa le aiuta a mantenersi in salute? Beh, certamente mantenersi in salute significa innanzitutto smettere di avere paura della malattia. C'è un paradosso ed è tante persone sane cercano delle malattie attraverso degli esami, non riescono a godersi il fatto di essere sane perché sono influenzate o da una cattiva informazione o da una coscienza familiare che le ha predisposte e instradate verso un cammino di sintomi. Sapete, io ho un occhio ormai addestrato a riconoscere un certo tipo di biologia, un certo tipo di sintomo, e ovviamente per me è difficile rimanere in silenzio di fronte a certi episodi, a certi fenomeni. Oggi ero in un ferramenta, stavo facendo delle copie di alcune chiavi, ho visto una signora che aveva un sintomo, aveva un'artrite deformante nelle mani e la guardavo con un certo interesse e lei ha percepito questo interesse. Allora ho visto che spesso questo tipo di cosiddetta malattia è proprio un codice familiare. Quando noi apparteniamo a un gruppo, che non è solo un gruppo familiare, ma è anche un gruppo di sport, o addirittura un gruppo politico, un gruppo ideologico, ci sono delle leggi che tengono unito questo gruppo. Ebbene, in molte famiglie la malattia è una forma di appartenenza, è come se tutti i membri ricevessero questo prezzo da pagare. La famiglia ti mette al mondo e tu accetti questo prezzo come forma di appartenenza attraverso l'espressione di una malattia. E veniamo quindi alle ultime due parole con cui voglio riflettere con voi prima di rispondere alle domande. Queste due parole sono ovviamente innocenza e colpa. Per quanto possa essere difficile accettarlo, comprenderlo, molte persone si ammalano perché desiderano rimanere appartenenti alla propria famiglia o appartenenti a qualcuno che è stato malato prima di loro, e il guarire le farebbe sentire fortemente colpevoli. E per quanto sia difficile accettarlo, in molti davvero preferiscono ammalarsi e morire piuttosto che sentirsi in colpa e sentire di perdere quell'appartenenza profonda. Ma è solo inchinandosi al destino degli altri, soprattutto al destino di chi è stato più sfortunato o più perseguitato ai nostri occhi, che noi siamo finalmente liberi di poter guardare la nostra strada, solo la nostra strada, e non più quella di chi è venuto prima di noi. E questa fedeltà che diviene infedeltà e che viene premiata con la salute ha un prezzo, e questo prezzo è il senso di colpa. Quindi c'è una colpa che allunga la vita e c'è un'innocenza che l'accorcia. Quando io spesso nei nostri eventi dico la colpa è il miglior modo per rimanere in salute, questo desta un po' di sconcerto, ma è assolutamente la verità. Bisogna essere un po' colpevoli per liberarsi dai condizionamenti, per liberarsi dagli irretimenti, per scegliere quello che è il nostro sentiero, riappropriarci della nostra energia. Tante malattie, tanti sintomi corrodono la nostra energia, ci tolgono le forze e ci impediscono di perseguire il nostro grande disegno, il nostro scopo di vita. Quale sia questo scopo di vita? Beh, spesso nelle costellazioni, liberandoci da questi scafandri, da questi destini pesanti, improvvisamente, come una magia, emerge una forza, emerge una direzione, emerge una strada. E quello che prima era vissuto come fatica, condizionamento, pesantezza, diviene una nuova libertà. Come? C'è un'ultima parola, con amore. Quando io lavoro in un seminario, quando io ricevo una richiesta da parte di una persona che porta un sintomo anche grave, prima di lavorare eseguo un rito dentro di me. Quando questa persona si siede accanto a me, io entro in armonia con lei, in armonia con il suo destino, in armonia con il suo sintomo, con la sua richiesta, e poi dico questa frase dentro di me, prima di procedere. Questa frase è: quanto amore in questo sintomo. Dopodiché comincio a lavorare e a mettere in scena la relazione sospesa. In che modo la malattia è una relazione sospesa? Beh, è semplice. Se noi guardiamo nel film della nostra vita tutti i nostri sintomi, anche quelle gravi, e facciamo un rallenti delle scene immediatamente precedenti all'insorgere di quei sintomi, sarà abbastanza facile per molti, non per tutti, mettere a fuoco un episodio in cui c'è stata
una relazione che si è sospesa, si è infranta, un amore che è fallito, una qualche forma di separazione. Tutte le malattie, tutti i sintomi a un qualche livello sono forme di separazione. Sono delle separazioni in cui qualcosa è rimasto separato nella nostra anima e il sintomo non è altro che una spia che si accende e che ci porta a riconciliare quello che è stato separato, a guardare qualcuno che noi abbiamo allontanato o che si è allontanato da noi. Allora desidero fare in modo che il più largo numero di persone possibile possa confrontarsi con me su questo tema e vedere se riusciamo ad approfondire come i loro sintomi, le loro esperienze, sempre all'interno di ciò che noi possiamo trattare qui pubblicamente in un contesto come questo. Quindi io pregherei Rosa e Daniela di ritornare online e di leggere delle domande se ci sono. Sì, bene Gabriele. Sono arrivate tante domande e la maggior parte delle domande vuole sempre, come dicevi tu prima, sapere il sintomo. Perché questo sintomo? Perché questo? Allora, ne abbiamo scelte al momento alcune. Daniela, vuoi iniziare tu con Claudia, mi sembra? Ciao Jimmy. Ciao Jimmy. Che chiede a Gabriele, ma ora ti ammali? Grazie della domanda. No, non mi ammalo più, ma certo che mi ammalo. Mi ammalo quando qualcosa, come qualunque essere vivente, mi coglie alla sprovvista. Ma devo fare un importante discorso con te, Jimmy. Praticando quella che ho definito, non mi ricordo la parola che usavo, ma in qualche modo osservando i confini del mio spazio vitale e tenendoli sgombri da persone aggressive, svalutative, rabbiose, persone con le quali il conflitto era inevitabile, ecco la parola è manutenzione. Praticando la manutenzione, quindi tenendo a distanza le persone che non si comportano con rispetto e con amore, con lo stesso rispetto, amore che io assicuro agli altri o mi sforzo di assicurare agli altri, ecco il tasso del mio ammalarmi è crollato drasticamente. Tu pensa che ogni tanto guardo il mio, io ho questo calendario qua, no? Ce l'ho nel retro del telefono, ci sono tantissime tappe, io ogni tanto quando lo guardo penso, certo tu non prevedi neanche mai di poter stare male un fine settimana e non fare un seminario, in effetti è successo solo una volta che abbia avuto una febbre a 41 e abbia tenuto comunque un seminario, ma una volta in tutta la mia carriera. Quindi certamente mi ammalo, ma cosa è diverso oggi? Quando io mi ammalo, nella maggior parte dei casi riesco a ricollocare l'evento che ha scatenato questo sintomo, quindi a configurare anche, conoscendo una certa curva bifasica, la durata, l'intensità di questo sintomo e a capire anche poi da chi mi vuole portare, chi desidera che io guardi. Quindi certamente sì, mi ammalo molto di meno di un tempo, mi ammalo 2-3 volte l'anno e per il resto difendo la mia salute con le unghie, con gli artigli e con i denti, perché difendere la propria salute dagli attacchi è uno dei nostri doveri e anche uno dei nostri diritti. C'è una finta spiritualità che intorno alla parola resilienza ha costruito un falso mito mistificante che sarebbe, in poche parole, tu dovresti stare in piedi nella tarassia e farti tirare addosso qualunque genere di insulto o di offese. No, io sono per il partito hellingeriano, ma anche per il partito del Cristo, quando dice io non sono venuto a portare la pace ma la spada, perché la resilienza, così come viene falsamente interpretata, così come un certo tipo di perdono, è una via verso la tomba. Quindi talvolta è preferibile vendicarsi con qualcuno che ci manca di rispetto piuttosto che perdonare e farsi poi una gastrite. Ecco, mi ammalo molto di meno, mi arrabbio molto di più. Okay. Un'altra domanda da Tullia ci chiede: mio figlio all'età di 3 anni ha avuto il primo episodio di asma. A cosa può essere correlato? Quale trauma, quale vita precedente, perché in questa famiglia? La parola trauma è molto
poetica, ma è anche molto poco biologica. Io devo attenermi ai limiti di questo medium che stiamo usando, quindi mi spiace non poter dare risposte di questo tipo, perché dovrei fare una serie di domande. Cioè, questo bambino è un bambino destrimane, mancino, l'asma è una dispnea inspiratoria, espiratoria, sono tutte cose molto diverse che io guarderei volentieri, ma certamente in linea generale la domanda che dovrebbe porsi questa mamma è: che cosa è cambiato, cosa è accaduto di improvviso, inaspettato nel mondo di questo bambino di 3 anni? Ora, certamente non sapendo che tipo di asma sia, è difficile ed è anche sbagliato fare delle ipotesi. Queste andrebbero fatte con la persona presente, anche se ha 3, 4, 5 anni, 6 anni. Certamente la regola generale è guardare quello che è successo. Posso dirti che è più semplice quando uno conosce queste cose prima che accadano. Adesso io ho creato questa formazione in biocostellazioni di cui fanno parte anche tante mamme. E queste mamme oggi, avendo studiato la biologia del corpo, avendo studiato le esatte corrispondenze fra gli spiazzamenti biologici e i sintomi, sono capaci in ogni caso con i loro bambini di ristrutturare i sintomi e capire cosa è successo. Quasi sempre si tratta di qualcosa che è successo all'asilo, a scuola. Ci sono delle esperienze che noi non crediamo possono avere un effetto, ma una maestra che urla, un bambino che è un piccolo bullo, o la sparizione di un compagno di scuola, l'informazione che è malato o che addirittura è morto, o un attacco che questi bambini possono subire all'interno dell'esperienza scolastica, possono tradursi in sintomi. Io stesso ho avuto gli orecchioni perché sono stato vittima di una forma di bullismo da parte di un insegnante di una scuola elementare. Un episodio veramente scandaloso, terribile. Se le mamme sapessero bene come funziona il corpo, talvolta avrebbero il piede di guerra verso queste insegnanti che non sempre sono amorevoli, gentili e disponibili come dovrebbero essere, soprattutto con delle piccole creature che sono ancora nella formazione dei loro adattamenti. Quindi ti suggerisco di incontrarci in qualche evento, di mettere a fuoco esattamente gli eventi, capire come questo bambino, cosa è successo, ed evitare che risucceda, perché quando uno shock biologico, che è una definizione molto diversa da trauma, e anche il fatto delle vite precedenti, sai, io sono dell'opinione e anche del metodo, del criterio scientifico, che sia sempre meglio guardare a ciò che c'è a tavola con noi la sera a cena, piuttosto che andare subito a scavare nelle vite precedenti. Devo dire che in alcuni casi, una decina di casi, mi è venuto come episodio, come esperienza diretta, il fatto che regredendo a una vita precedente un sintomo sia sparito, ma in genere i sintomi hanno a che vedere con l'esperienza familiare, con l'esperienza domestica, con la scuola, con questo tipo di fenomeni simili. Quindi sono disponibile a guardarlo con te, ma in una sede specifica. Il limite di questi metodi è che si può rispondere a domande di tipo generico, ma è poi difficile che io faccia delle controdomande. Spesso con una sola controdomanda si avvia un processo, no? L'altro giorno c'era a un nostro corso una donna che si è seduta e ha detto che aveva un'emorragia abbondante in corso. Io le ho detto: hai fatto fuori un uomo? E lei ha risposto sì, e il pubblico si è molto impressionato, ma è il corpo che parla, il corpo dice sempre la verità. Io prediligo lavorare con i sintomi perché i sintomi non mentono. Una persona può dire: amo il mio lavoro anche se non è quello che ho sempre desiderato, ma il suo braccio destro che fa male da 8, 9, 10 mesi, da quando ha cominciato a fare anche altre cose, non mente, dice sempre la verità. E la verità è sempre biologica, la verità è sempre nel guardare l'individuo e osservarlo con tutto ciò che porta, tutto il suo sistema, tutti i suoi condizionamenti, tutte le sue aspettative, tutte le sue frustrazioni, tutte le sue svalutazioni, tutte le sue separazioni. Prego. Eccoci qui. Abbiamo da parte di Cristina. Buonasera Cristina. E ti chiede: come possiamo fare per capire cosa fare per liberarci da questi duri condizionamenti? Cara Cristina, i condizionamenti sono duri a morire.
Su un primo livello bisogna smettere di essere un po' bambini, cioè diventare disobbedienti, crescere e sentirsi colpevoli. Su un secondo livello, più che condizionamenti, posso dirti che dalla mia esperienza le cose veramente influenti sulla nostra salute sono le credenze, il credo. Credo che questa cosa mi faccia male, credo che questo alimento mi avveleni, credo che questa cura mi salvi, credo che questa terapia mi farà vivere un giorno in più o credo che invece questa malattia mi ucciderà in poche settimane. Smettere di credere è un atto di volontà. Una cosa che non abbiamo detto fino ad oggi è che per stare bene bisogna investire delle energie e non tutti sono in grado di farlo perché mettere in moto un processo autentico di cambiamento implica il cambiare attitudine, il cambiare atteggiamento, smettere di credere spesso. Sapete, tante persone sono convinte di essere malate e quindi sono convinte che non possono stare bene. Questo è il più grande ostacolo allo star bene. Io ho dovuto naturalmente usare questa parola malattia, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Io non credo nella malattia, non credo nella guarigione, non credo nella terapia. Le biocostellazioni non sono una terapia, non sono una cura, non sono una guarigione, sono un modo di guardare all'essere umano, al suo corpo e alla sua famiglia. Una volta che tu guardi un essere umano, quando guardi un bambino al quale si blocca la laringe e si ulcera l'epitelio interno della laringe perché è di fronte a uno spavento che non sa gestire, quando cogli questo e ti accorgi che è una reazione naturale e che è qualcosa che la natura ha strutturato in milioni di anni di evoluzione e che nessun intervento è veramente sensato se non all'interno di limitati casi, è tutto molto diverso anche rispetto alla domanda di prima se mi ammalo. Io non sono contrario a niente, non sono contrario alla medicina, anzi sono favorevole a una medicina intelligente che è accanto all'individuo. Non sono contrario ai farmaci, prendo spesso dei farmaci in certi momenti in cui mi sono di aiuto, in cui mi sono utile, ma conoscendo i processi ai quali questi farmaci creano un miglioramento, un adattamento. Quindi più che i condizionamenti bisogna smettere di aderire alle credenze. Poi il miglior modo di smettere di essere succube dei condizionamenti è ovviamente prendere nel cuore le persone che ci hanno condizionato, che è un aspetto a volte un po' più complesso. Da chi è il tuo condizionamento? Questa è una domanda di costellazioni familiari. Bene, abbiamo un'altra domanda da Maria Teresa. E chiede, le malattie quindi dipendono dal nostro sistema familiare? E quindi cosa dobbiamo fare per liberarci e vivere in salute e come possiamo aiutare i nostri cari? Le malattie non dipendono dal nostro sistema familiare, le malattie sono un'espressione del nostro appartenere al sistema familiare. Nelle nostre malattie, nelle nostre appartenenze c'è tanto amore. Cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto bisogna smettere di combattere le malattie e di pensare che siano qualcosa di sbagliato. Io ho avuto una dermatite su questo braccio, ce l'ho avuta per 2 mesi, perché era una fotografia, io la chiamo così, di una separazione molto grave che io avevo vissuto, la morte del mio cane che mi ha spalancato un baratro infernale. E questo evento era accaduto in aprile, quindi io quest'anno per la prima volta ho un cane nuovo e il braccio mi si è completamente riempito di dermatite, è durata per più di 2 mesi. Ma il fatto di sapere che cos'è, da un lato ci alleggerisce e dall'altro ci porta a cambiare sguardo. Noi saremo persone veramente in salute quando riusciremo a guardare i nostri sintomi con lo stesso amore con cui guardiamo a coloro a cui ci connettono. Quindi, più che capire come salvare noi stessi e i nostri cari dalle malattie, dovremmo capire come amare di più, con i sintomi, con le malattie, con il nostro meraviglioso essere umani, essere limitati, essere sofferenti per le separazioni. In ogni sintomo c'è tanto amore, ma c'è anche tanto dolore. Quando è che noi cominciamo a guardare a noi stessi con un po' di gentilezza? Ci vuole delicatezza per l'anima delle persone. Nell'ambito della salute, della malattia, questa delicatezza viene spesso dimenticata.
E sia negli approcci tradizionali, sia in quasi tutti quelli alternativi, spesso c'è questa tendenza a entrare nell'intimo della persona come con un carro armato, un bulldozer. Questo non ha più molto futuro, perché le persone si stanno abituando a essere guardate con gentilezza e si stanno abituando anche a un mondo in cui il benessere e la salute saranno il centro dell'economia del futuro. Avremo delle macchine che faranno quasi tutto quello che oggi fanno gli esseri umani. Il benessere, la salute saranno la merce più importante. Come conservare la nostra salute? Con amore più ampio, con un amore che non incorre in quella violazione che la domanda conteneva. Noi non possiamo preservare la salute degli altri se non comportandoci in maniera amorevole e rispettosa con gli altri. Anzi, devo dire che certe coppie in cui c'è un grande conflitto che dura un'intera esistenza, queste coppie sono felici, vivono a lungo con questo conflitto, con questo adattamento costante. Quando uno dei due viene meno, anche l'altro lo segue. Quindi, come mantenerci in salute? Con la colpa e amando un po' di più, cercando di non escludere, di non rifiutare, di non giudicare, di non condannare, cercando di comportarsi in maniera amorevole. Saluto la Claudia, buonasera Claudia, che ti chiede, vorrei sapere che problema oppure vissuto può nascondersi dietro una lombalgia acuta? Anche in questo caso è una domanda personale che è un po' difficile trattare se non c'è la persona presente alla quale io posso fare delle controdomande. Ma io posso comunque consegnarle queste domande, questa persona, Claudia, può ragionarci da sola e poi può scriverci, voi le lascerete anche un recapito, immagino. Comunque sul sito delle biocostellazioni c'è una sezione in cui potete scrivere e chiedere le vostre domande. La domanda che io ti pongo senza entrare nel merito del sintomo è: da quanto c'è, da quanto percepisci questo sintomo e a chi questo sintomo ti conduce come le mollichine di pane di pollicino. Sapete, molte persone semplicemente non sono abituate a guardare chi c'è dall'altro lato del filo del sintomo, ma basta proporre di guardare questo aspetto e non fanno grande fatica nel trovare da chi il sintomo le porta. Quindi dietro la parola lombalgia ci possono essere varie cose. La domanda è proprio questa: chi è la tua lombalgia? C'è una persona che segue il nostro corso di Bologna, si chiama Franco, e lui è una di quelle persone che io avevo pensato come miei destinatari della formazione in biocostellazione. Lui è un pensionato, ha seguito questo corso soltanto per interesse personale, non voleva farne un lavoro, non voleva aggiungere un diploma al suo muro di terapeuta, ma una volta che lui conosce queste conoscenze, che lui sa riconoscere come il sintomo è una malattia sospesa, ebbene Franco si trovava al ristorante con una sua amica che continuava a ripetere al cameriere: c'è aglio, ma c'è aglio, e qui c'è aglio, perché aveva una grave allergia all'aglio, le faceva chiudere la glottide, la soffocava. A un certo punto Franco, non potendone più, l'ha guardata negli occhi e le ha detto: chi è l'aglio? E lei è rimasta piuttosto sorpresa. Non capisco, ha detto. No, no, chi è l'aglio? E lei, come svegliandosi da un incubo, ha cominciato a insultare il suo ex marito, che non le passava l'assegno di mantenimento, e ha percepito quel sintomo che aveva quando assumeva l'aglio, che le ricordava l'ex marito. Questa è una verifica biologica sulla quale bisognerebbe scrivere un intero volume di medicina sulle allergie, ma questo è un esempio anche che la mia amica Claudia e la sua lombalgia possono tenere presente. Chi è la lombalgia? Chi è il tuo sintomo? Interessante questa serata, grazie Gabriele, mi appassiona veramente tanto anche a me. E posso dire una cosa, che uno dei sintomi più frequenti che io incontro è il dolore lombosacrale, L5S1, non so se sia il sintomo anche di Claudia, ma sulla pagina delle biocostellazioni c'è un'interessante testimonianza di una maestra che dava suggerimenti alle mamme dei suoi figli, e in quel caso
In molti casi L5S1 è il sintomo degli insegnanti, degli infermieri, ce l'avete anche voi, Rosa, Daniela, ce l'avete anche voi. Rosa, tu che dirigi, hai dolore lombosacrale? Un po' sì, devo dire la verità. È il sintomo di quelli che percepiscono che nessuno li ascolta. Quindi gli infermieri che tengono in piedi un intero reparto, gli insegnanti che devono tenere la scuola in ordine, tutti quelli che si spendono e parlano e si rivolgono spesso a degli ordini superiori, no? Quindi anche chi comanda, che sente che le persone che comandano lo ascoltano, ha spesso questo sintomo. Io non ce l'ho perché ho messo un prezzo congruo ai miei eventi e quando io parlo le persone stanno molto attente a quello che dico, ma se il prezzo fosse un terzo avrei anch'io le 5S1. Allora molto spesso i terapeuti che arrivano con questo sintomo, beh, io consiglio loro, aumenta i prezzi e vedrai che ti ascolteranno. Io do la colpa alla mia corsa, perché io corro, allora devo cambiare un po'. Come diceva Giulio Andreotti, i miei amici sportivi sono tutti morti da tempo. No, non è bello, non è la corsa. Non è la corsa, non è l'alimentazione, non è il caldo, non è il freddo, non è la pioggia. E questa è una verifica. Lei, quando le dissi smetti di dare consigli alle mamme, mi guardò abbastanza perplessa e lo fece quasi per confutare la mia spiegazione, ma poi di fatto il sintomo sparì completamente, lei lo aveva da anni questo sintomo. Verificare è la chiave, non si tratta di credere, non si tratta di capire, il corpo è semplice. Hanno venduto e propinato tante informazioni completamente fasulle, tante religioni. Se noi accendiamo la TV è tutta una religione terroristica, il cui senso è morirai. Ti do una pillola per cui morirai un po' più lentamente in forma sbagliante. Quindi difendere la nostra salute è diventato quasi più difficile che vivere e campare. I nostri nonni, i bisnonni, i nostri antenati, quelli sono arrivati tutti a 90 anni, 95, 96 anni, non hanno mai visto medici. Una delle nostre iscritte ha intervistato la sua zia, ultra novantenne, e le ha chiesto: ma voi quando vi ammalavate nei campi della Romagna che facevate? Noi prendevamo un po' di cenere del camino, ce lo dava la nostra mamma e basta così. Beh, per essere arrivato a 96 anni, non è che la cenere di per sé abbia queste proprietà, ma è forse che loro pensavano a vivere, non pensavano ad ammalarsi o alla salute. Condivido molto il tuo pensiero, grazie. Allora, Rosanna ti vuole fare questa domanda, Gabriele. Il sintomo quindi equivale ad una riparazione automatica del corpo per ripristinare l'equilibrio? Non è sempre così, in alcuni casi è così. Se tu quando corri inciampi, ti sbucci il ginocchio, c'è del sangue, c'è una crosta, e quella in effetti è una riparazione, ma il corpo non ragiona soltanto in termini di ulcere e riparazione, il corpo ragiona in termini molto semplici ed è: me ne serve di più, me ne serve di meno. Mi serve più lacrimazione, aumenterò la ghiandola lacrimale. Mi serve più salivazione a destra, aumenterò la ghiandola salivare di destra. Mi serve più respiro, aumenterò il calibro dei bronchi attraverso un'ulcera che apre l'epitelio pavimentoso e la muscolatura si tende in maniera di far affluire più aria. Quindi non è solo una riparazione, è un adattamento a un preciso stimolo, a un preciso impulso. Ovviamente per capire questo è necessario conoscere il corpo, conoscere esattamente quella che è la fisiologia ordinaria che noi chiamiamo salute, la fisiologia straordinaria o speciale che noi chiamiamo sintomo o malattia. Per questo permettetemi di dire che la salute non può più essere trattata da noi con snobismo o con disinteresse, perché non è più il tempo in cui esistono dei sacerdoti che conoscono la sapienza e che esercitano questo potere su di noi e noi poveri mortali ci facciamo dire che cosa dobbiamo fare. Io spendo una enorme energia nel spiegare ai singoli individui cosa sta succedendo nella laringe, cosa sta succedendo nella cartilagine, cosa sta succedendo nel fegato. E questo
questo è un enorme sborso di energia che tutto sommato non mi converrebbe se io volessi fare un interesse di questa cosa, ma ciò che io ritengo sia il futuro è consegnare a una persona le chiavi del proprio corpo, spiegare un processo e rimettere subito nelle sue mani l'intero seguito di ciò che questo processo vuole produrre. Una volta che io ti spiego chi è il tuo sintomo, tu sei completamente libero da me, sei completamente libero anche da ogni forma di intervento. Che tu ti curi o non ti curi, che tu sia omeopatizzato o medicalizzato o uno che rifiuta qualunque forma di cura, comunque sei a capo del tuo processo. Ecco che quindi la salute deve essere restituita alle persone. La salute deve essere di nuovo al di fuori dell'interesse, soprattutto l'interesse economico, del profitto, della politica, ma la salute deve essere sorella della libertà e della responsabilità. Nessuno può più dire: ho questo sintomo, te lo do a te e tu smonti l'apparecchio, lo rimetti a posto, me lo ridai, io ti pago e me ne vado. No, io ti spiego chi è il tuo sintomo e dove il tuo amore piccolo, un po' cieco, si è arenato come una barchetta. Poi sei tu che devi sollevare l'ancora, disincagliarla e riprendere il mare aperto. Eccoci qua. Io chiedo scusa a tutti che non riusciamo a fare tutte le domande. Gabriele, sono arrivate tantissimissime. No, se velocizziamo forse riusciamo a farle tante. Noi cerchiamo di velocizzare, ma comunque tutte lo riusciamo. Allora, saluto Davide. Buonasera Davide. Che ti chiede: le malattie genetiche a cosa possono essere collegate? Caro Davide, la mia abitudine è di non generalizzare e di non farmi depistare da una etichetta. Le cosiddette malattie genetiche, come così tante malattie, così come noi le conosciamo, che sono poi delle creazioni della fantasia umana che portano il nome del loro inventore, se tu leggi i sintomi di alcune di queste malattie, non so se tu ti riferisca a qualcuno in particolare, ma trovi fino a 40 sintomi diversi che ti portano in 40 direzioni diverse. Allora, mettendo insieme 5, 6, 8 sintomi che finora nessuno ha messo insieme, caro Davide, tu potresti inventare la sindrome di Davide e potresti anche guadagnare con questo. La mia abitudine è isolare il singolo sintomo. Quando una persona arriva con la lista della spesa, io dico: ma qual è quello che veramente ti dà più fastidio, ti impedisce di vivere, quello che ti affligge? Allora cerco di collocare quel sintomo. Per semplificare, un'unica relazione sospesa, quindi un'unica relazione conflittuale, quindi mettiamo ad esempio il rifiuto della mamma, può tradursi in 5, 6, 7 diversi sintomi. Ma per questo non c'è bisogno che noi la definiamo la sindrome della mamma. Ma è ovvio che se io rifiuto la mia mamma perché ho avuto una separazione precoce da lei e quindi da piccolissimo, appena nato, sono stato strappato, buttato nell'incubatrice, dimenticato e quindi ho questo rifiuto viscerale per lei perché allora non avevo una struttura psichica, una personalità per gestire quel trauma, ho usato la parola trauma, per gestire quello shock biologico. È ovvio che io potrei avere oggi tutti i sintomi di quell'esperienza, potrei avere una dermatite sul lato non dominante o su tutto il corpo, tipico sintomo della separazione da mamma. Potrei avere un gonfiore costante alla pancia, nell'ilio, per un sentito di carestia. Potrei avere tutta una serie di sintomi e di fenomeni. Allora, ripristinando quel movimento interrotto, è qui che le costellazioni familiari hanno colmato un vuoto che esisteva da sempre, ma non all'epoca però degli uomini in medicina, delle rappresentazioni classiche. Le tragedie greche erano delle costellazioni familiari, avevano un effetto catartico sulla salute. Quindi io non guardo le etichette, credo che le etichette siano sempre maledittive. Molte persone arrivano con la croce di questi nomi altisonanti dai quali si sentono maledetti ed è difficilissimo poi toglierli da questa angoscia, di questa etichetta, di questa malattia, soprattutto se è una coscienza familiare. Torniamo al discorso della forza legante, della forza congiunta di un sistema. In una famiglia in cui c'è un certo tipo di sintomo, è difficile che uno accetti la colpa di non avere quel sintomo, ma è possibile, succede in tanti casi. Infatti il grande
buco dal punto di vista scientifico delle cosiddette malattie familiari o genetiche che in effetti non tutti gli appartenenti ce l'hanno. Io personalmente vengo da una famiglia di diabetici, di asmatici, ma non ho né il diabete né l'asma, perché ho costruito una vita che è al di fuori dei rischi e delle insidie di questi sintomi. Allora, facciamo le ultime tre, diciamo, andiamo veloci. Francesco domanda, è chiara la relazione causa-effetto, ma com'è possibile guarire? Non è possibile, perché non è possibile neanche ammalarsi. La parola guarire implica il fatto che siamo ammalati, ma se tu vuoi sapere come liberarti di un sintomo, la risposta è sempre amando in maniera diversa. Per prima cosa devi collegare il sintomo alla persona, alla relazione sospesa. Molti mi dicono, ma come faccio a sistemare questo sintomo se la persona è morta? Beh, ma la morte è l'apoteosi della relazione sospesa. Il fatto è che noi rimaniamo attaccati, arrabbiati, indisposti verso la persona che è morta, ad esempio. Quindi io non rispondo mai alla domanda come si può guarire, perché dovrei chiamare in causa il fatto che uno si possa ammalare. La prima cosa è ripristinare, riconciliarsi con questa relazione sospesa e fare il possibile. Non sempre questo può avvenire. Talvolta ci vuole un sacco di tempo perché una persona riesca a recuperare quel movimento interrotto. Parliamo per esempio di qualcuno che è stato abbandonato appena nato. Tutta la sua vita sarà un intero movimento di avvicinamento verso la sua mamma o il suo papà, ma questo non vuol dire che non possa aver successo. Quindi non si può guarire, non ci si può ammalare, si può solo vivere. Eccoci qui, grazie. Ho ricevuto le risposte. Sì, sì, adesso abbiamo un'altra domanda bellissima. Buonasera Monica, io ti chiedo, quasi tutte le donne della mia famiglia, mia nonna, le mie zie, le mie cugine, me compresa, soffriamo di patologie collegate alla tiroide. Lealtà verso il clan familiare o altro? Bisogna vedere quali patologie, perché sulla tiroide c'è una grande letteratura. Sai, nessuno ha mai fatto un esame della tiroide a chi, per esempio, andava ad assediare Sparta o a chi andava a conquistare la Terra Santa o agli italiani che vedevano arrivare i Lanzichenecchi a cavallo. Ma io ti assicuro che se avessimo avuto un esame della tiroide li avremmo mandati tutti in terapia, quindi la tua tiroide è appartenente al tuo sistema. Il fatto è, qual è il vero sintomo? Ma tu che cosa senti in questa tiroide? Perché spesso uno presume di avere una malattia, fa un esame, fa delle analisi che sarebbero comunque sballate per tutti noi in certi momenti della nostra vita. Io non so, Daniela, Rosa, se voi siete mai andate a contestare una cartella Equitalia, ma io vi posso assicurate che se vi foste fatte un'analisi dello zucchero nel sangue o della tirossina mentre eravate lì con la mazza che ho data in mano e il coltello nell'altra per contestare la cartella, vi sareste subito dovuti ricoverare. Il fatto è che la maggior parte delle malattie sono inventate, i nostri sintomi sono molto raramente qualcosa che esprime un reale movimento. Sono molte le malattie inventate, come quelle etichettate di cui parlavamo prima. Oggi tutti i bambini sono autistici, dislessici, tutte le donne hanno la fibromialgia, ma dove stiamo vivendo? Io voglio solo farvi riflettere, non voglio darvi risposte, ma la mia posizione è ponetevi in maniera critica nei confronti della salute, perché ne avete solo una in questa vita. Da parte di Raffaella, che la leggo in diretta, che scrive: cosa mi dice delle malattie che si ripropongono di generazione in generazione? Dipende da quali malattie, sono sempre forme di appartenenza. Nella mia famiglia, come ho detto, vi sono varie malattie, ma io non sono abbonato a esse. Forse questo vale anche per te, Daniela, per te, Rosa. Si tratta del fatto che noi desideriamo o meno appartenere a quella famiglia, che noi accettiamo di pagare quel prezzo. Non si può fare un discorso generale perché non esistono le malattie, esiste il singolo individuo. Esiste il singolo individuo con il suo sentito speciale, con la sua appartenenza. L'altro ieri ho lavorato con una donna che viene da una famiglia che ha un sintomo. Questo sintomo è
alopecia, quindi questo diradarsi dei capelli è chi sono le persone che mancano, di chi sentiamo la mancanza delle carezze. Beh, la persona sentiva la mancanza delle carezze della sua mamma, la quale era sofferente per la mancanza del padre, quindi le carezze mancanti erano del nonno, ma questa sensazione viscerale di non essere accarezzati, di essere strappati, si è trasmessa non geneticamente come molti sostengono, si è trasmessa nell'inconscio, nel campo energetico della famiglia. Quindi per capire questi processi transgenerazionali dobbiamo reincludere sempre chi manca, chi è escluso, chi è andato perduto, chi è rifiutato. C'è un'immagine molto toccante ed è questa donna quando era piccola portava la mamma sulla tomba del nonno dicendo mamma non è colpa sua, è una cosa struggente, nei sintomi c'è tantissimo amore, nei sintomi c'è il distillato, l'essenza della nostra anima. Se vogliamo comprenderli, se vogliamo superarli, dobbiamo trattarli veramente con tanta delicatezza, con tanto amore. Diversamente facciamo come tanti bioterrorismo, terrorismo salutare, terrorismo medico. Non avete domande anche vostre, Daniela, Rosa? Allora, abbiamo tantissime, però io poi tra l'altro te ne volevo fare una da Katia che ci teneva tanto, ma siamo proprio fuori tempo. La domanda era proprio questa: perché proprio me ora? Ah, ma guarda che Katia, lo scoprire questa cosa può spalancarti la porta più interessante della tua vita. Se non avessi avuto i sintomi, io non avrei mai smesso di lavorare sotto un padrone, in un progetto che non mi piaceva, facendo cose che non mi realizzavano, guadagnando un centomillesimo e anche svalutandomi e frustrandomi. Quindi il capire perché proprio a te, proprio ora, se non cercassi un aiutino, comunque ti porterebbe veramente in un mondo molto nuovo, molto diverso. Perché proprio a te? Interessantissimo. La cosa più bella è che tu te lo chieda, che non prendi solo una pasticca per fare attenuare il sintomo, che hai capito che c'è un biglietto nella lotteria della vita, nella lotteria della biologia. Questo biglietto l'hai estratto tu. Cambi o non cambi? Alcune risposte le trovo anche nei libri o nel libro proprio La malattia come relazione sospesa, quindi io l'ho letto, l'ho letto quasi tutti, quindi tantissime risposte ho avuto. Gabriele, grazie di cuore perché è stata una serata veramente bellissima come me l'aspettavo. Grazie a E mi è voi. rimasto molto, quando hai detto il corpo dice sempre la verità, no? Ecco, sono cose che veramente sono da mettere dentro di noi e anche riflettere. Ecco. E, che dire, grazie, grazie da parte di tutti noi. Vorrei informare che il nostro prossimo webinar si terrà mercoledì 11 luglio, sempre alle 20:30, e con noi ci sarà Giovanna Garbuio con il tema della cultura hawaiana agli specchi e seni, il codice per interpretare la mappa della vita. Ecco. Sì, volevo ricordare che tra l'altro quella la prossima serata del webinar, per i partecipanti che vorranno mettersi in contatto, l'autrice dice di procurarsi uno specchio, perché ci saranno delle sorprese per tutti noi. Siamo curiosi anche noi. Bene, a questo punto, grazie a tutti i Grazie a partecipanti. voi, grazie a tutti. Un ringraziamento speciale a te, Gabriele, grazie mille. E buona serata a tutti e chiudiamo perché siamo in ritardo. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci, grazie. Ciao.